Marco Foggia, giocatore del Ceriara, avete iniziato la partita forse no con la giusta intensità, con la giusta concentrazione, poi però l'avevate ripresa su 5-4, un episodio determinante su di te, un calcio di rigore non fischiato. Vabbè, noi siamo entrati in campo diciamo nel secondo tempo, eravamo 4-1 a fine primo tempo, poi forse un po' d'orgoglio, ci siamo ripresi e lì ecco il fattaccio, diciamo che poi si sono generate le proteste, espulsioni varie. Calcio di rigore forse pareggiavamo, giocavamo la partita in un altro modo, ma è andata così. Peccato, comunque la stagione resta una stagione comunque molto positiva. Sì, diciamo positiva, ormai a metà campionato sapevamo che non potevamo più pretendere a vincere, insomma, potevamo ecco, sperare nei playoff. Ci siamo arrivati in una condizione poco buona, non ci siamo allenati, squalifiche, quindi è giusto così, merita la Gymnastic di andare avanti. Sebastiano Triolo, bomber della Gymnastic, ha incanalato la partita sui binari giusti con una tripletta iniziale, poi grazie a questo vantaggio siete riusciti a vincere. Sì, oggi per noi era importante vincere per sperare ancora nel raggiungimento del secondo o terzo posto per fare i playoff. Ci siamo andati bene in queste due settimane di stop, eravamo convinti di fare una grande partita, una grande prestazione, così è stato e penso alla fine che la vittoria sia stata meritata. Enrico Pasquali Coluzzi per Mondo Futsal TV.